10 e mezzo. Ah, 10 e mezzo. 10 e mezzo. Buongiorno, saluti, bentrovati. Oggi 25 aprile 2023. Siamo qua con uno dei rappresentanti delle massime autorità nelle competenze del Tasso per celebrare questo anniversario della sua morte. Il professor Giampiero Giampieri, che ringraziamo per i suoi continui e costanti post dedicati agli approfondimenti degli aspetti della vita del Tasso, non solo, ma anche delle opere del Tasso. Attraverso i social ci erudisce continuamente e costantemente, tale e tanta da diventare negli ultimi 5 o 6 anni una delle colonne portanti, un architrave della Luciano Russo. E la definizione precisa di Luciano Russo è il centro studi dedicati al Tasso, studi tassiani, che è fondata con Reggio Decreto nel 1922. Noi siamo felici e orgogliosi di averti qua, vi vorremmo 365 giorni l'anno. La vostra conoscenza e la vostra passione che riuscite a trasmettere, perché molto spesso essere appassionati e non riuscire a comunicare quali sono le specchi, dove guardare, dove devo mettere l'occhio per comprendere la bontà e la grandezza di questo Tasso, che è, oserei definirlo, uno dei martiri della letteratura italiana. Perché in certi periodi, nella prima metà dell'Ottocento, viene preso e ripreso, poi viene messo a lato perché certe ridondanze letterarie non trovano sfogo in una visione minimalista, in una visione di quelle sensate dall'illuminismo, ma la fiammella non muore mai. Oggi sarà una giornata intensa, perché il professor Giampieri modererà una serie di relatori, tra cui il professore Rovigliello, tra cui i nostri giovani ragazzi, Gennaro Galano, studiosi e attenti partecipanti, e quindi si dovrà destreggiare. Lui è molto morbido, chi va oltre, perché è la vittima della passione, perché ascoltare ieri, per esempio, ci siamo felicemente intrattenuti con Francesco D'Esposito, che ci ha fatto un panorama della famiglia del Tasso, delle sue origini, del come e del perché, attraverso una fitta rete si preoccupava della posta, sì. Prima del Rinascimento, quindi sì, siamo nel 1500, tutto questo secolo così si occupava di connettere via posta, quindi era una delle mansioni importantissime da cui poi verrà fuori il Tasso, questa figura, questo personaggio. E soprattutto è importante perché ci ha aiutato a comprendere che è un successo costruito di questa persona, è un girovagare per l'Europa con o senza la presenza, ma avere conoscenza, avere a che fare con un mondo letterario immenso, una fama immensa. Professore Giampiero, ci preannunciate questa giornata, come sarà articolata? Il vostro è un difficile compito, perché prima a voi piace ascoltarvi anche oltre i limiti del tempo assegnati a ogni relatore, e poi perché effettivamente ci stanno delle cose nuove sempre da tenere fuori. Nonostante sia antico e antichissimo, c'è sempre la ricerca di archivio, che troviamo una lettera, troviamo un collegamento, scopriamo il perché. Ieri, per esempio, abbiamo appreso con piacere i rapporti tra i Sansevero. Sansevero per noi è nato. Sono i fondatori della grande Certosa di Padua. Sì. Sono i fondatori, sono famiglie reali, non sono asserviti al re. E quindi già un paese stesso porta ancora il loro nome, il castello dei Sansevero. E Sanseverino è un grande mercato, perché avevano compreso le esigenze del popolo, quelle di avere un posto franco. Almeno una volta l'anno si potevano comprare e vendere vacche senza pagare tasse. E i Sanseverino avevano patrocinato questa situazione, che è interessantissima.
Raccontaci la giornata, professor Giampiero. Beh, io vorrei dire questo, che io sono, poi magari lo dirò anche dopo, Certo. come mi sono innamorato del tasso, da quando ero ragazzo avevo 15 anni e c'avevo una professoressa napoletana. Io ho fatto il liceo a Pistoia, è la nostra provincia, no? Noi siamo pistoiesi. E una professoressa napoletana che ci raccontò l'episodio famoso di quando lui torna a Sorrento e non è sicuro nemmeno che la sorella gli voglia più bene, quindi gli dice che il tasso è morto. È una cosa, e da allora mi è rimasto nella mente. Io volevo dire questo, cioè io sono di un paese che si chiama Monsummano, ma sapete come è chiamato, come è stato chiamato? Monsun Napoli, perché noi siamo stati tra quelli più, dove sono venuti più emigranti dal sud, in particolare Benevento, ma poi tutto il sud. E sicché ci chiamavano in modo spregiativo Monsun Napoli. E io ci rimanevo male, poi piano piano ho detto, porca miseria, sono un Monsun Napoletano e me ne vanto, perché io pur essendo toscano ho un amore specialissimo per il sud, per la poesia e lettera, e quindi amo Marino, Basile, Vico, il calabrese Campanella, questo è. Io ho Dante, Petrarca nelle vene, però il sud c'è qualcosa che non so cosa sia, non so perché. E questo ci tengo proprio a dirlo perché. Ci fa piacere sentirlo, Sì. soprattutto in una giornata speciale come questa del 25 aprile, in cui si parla di un'Italia che è andata, si parla di una liberazione che è stata ottenuta, si parla di una rivisitazione storica, ma soprattutto a noi ci piace inquadrarti tra... Hai citato degli personaggi, Petrarca è venuto a incoronarsi a Napoli, Boccaccio Boccaccio è venuto è stato a... felice a Napoli. Le sue novelle sono ambientate tra Ravello e la chiesa di San Sossio a Napoli. E quindi il nostro professore Giampiero lo inquadriamo nella scia di Petrarca ed è venuto a Napoli. Adesso la sta scoprendo e riscoprendo con la famiglia perché ci stanno tanti perché, tante passioni. C'è una figura che io amo moltissimo, che insieme a Tasso, che è quello che amo più di tutti, che è Giambattista Basile, è il padre della fiaba europea e purtroppo nelle nostre scuole non è conosciuto per niente, lo sa, forse perché lui scrive in un magnifico dialetto napoletano seicentesco. Io sono così presuntuoso che a volte cerco di leggere pagine intere in dialetto. Con un certo successo, però anche con molte sconfitte. Lui è il padre della fiaba europea, senza di lui non si spiega Perrault, il francese Perrault, i fratelli Grimm tedeschi. Quindi lui è, io non capisco perché non sia uno dei sommi scrittori, oltretutto scrive meravigliosamente. Soprattutto nelle scuole del sud. Ma anche da noi, perché io ora so un sacco di cose e siccome sono anche un po', sto invecchiando, fa molta confusione, ma in Toscana l'ha portato il grande pittore Salvatore Rosa, altro napoletano, il quale mi pare è stato 10 anni in Toscana e lui ha portato con sé Basile e lo ha fatto conoscere ai poeti toscani di allora. Ora uno mi sfugge il nome, quando poi mi viene lo dico. Quindi voglio dire, si è diramato non è solo a Napoli, ma si è diramato anche nel resto dell'Italia. La prima traduzione che io so è uscita a Bologna nel 1700 e tanti, da due sorelle bolognesi che l'hanno tradotto in dialetto bolognese. È pazzesco. Cioè tutto questo nelle nostre. Io ho imparato tutto dopo per conto mio, perché noi si studia letteratura per sommi capi. Ma è incredibile quello. E poi non parliamo del Tasso. Comunque, no, volevo dire del Basile che lui ha scritto, il primo che ha scritto, La bella addormentata nel bosco, Il gatto con gli stivali, Pollicino, è lui che le ha scritte. Perrault le ha riprese da lui. Ma in tutto il mondo si conosce Perrault, Grimm e Basile Post. A Ma me anche, queste cose mi fanno una rabbia. il teatro del sacro, la cantata dei pastori, attinge e comunque fa riferimento a Basile per certi modi di interpretare e soprattutto di vulgarizzare, iniziare al popolo, questo popolo che
non era così tanto erudito e attraverso la favola riusciva a percepire una serie di cose. Quindi voglio dire, una cultura immensa, meravigliosa, è come tutto il sud è del riscoprire, riscattare. Hai citato Salvatore Rosa e noi ci facciamo obbligo qui ai rappresentanti e ai direttori della Università delle Tre Età della Penisola Sorrentina che ti omaggeranno un catalogo speciale dedicato a Salvatore Rosa, il giovane Salvatore Rosa, gli inizi della carriera, proprio volevo attingere un po' in giro, lui frastornato da Roma in su e poi prima ancora che si sedimentassero le sue conoscenze. E quindi sarà un omaggio prima che vada. Sono emozionato. Salvatore Rosa è un altro dei grandissimi, quello che ha fatto scuola al romanticismo. E lui è pittore misterioso, pauroso, boschi, foreste, streghe, e nel romanticismo era amatissimo. Professore Giampiero, parliamo di uno stesso argomento interpretato in letteratura, in pittura, storia dell'arte e architettura, quindi possiamo spaziare. Negli stessi secoli con diversi personaggi, con diversi modi di interpretare. Mi viene in mente ancora, io qui è la mia retorica, il più grande artista, scultore, eccetera, che io amo fin da bambino, come il Tasso, Bernini. Lui aveva padre fiorentino e madre napoletana, dico, non c'è cosa più meglio combinata di lui, è perfetto, è un genio, insomma, no? Fiorentino e napoletano, che volete di più? Bene, ti facciamo i nostri auguri. Grazie. Devi accettare necessariamente i nostri complimenti. Grazie. Non vorremmo essere nei tuoi panni nel moderare tanti tanti scalcinati. Ma credo che oggi tocchi a Luciano. Ah. Io parlo solo della fama europea del Tasso. Credo, Abbiamo festeggiamenti in giro, non potremo trattenerci, ce ne dispiace. Ma c'è il signor Michele De Angelis che registrerà tutto. Grazie a Vito, professore. Registrerà tutto dalla A alla Z e quindi avremo modo di rivedere. Voglio dire una sola cosa: il mio cavallo di battaglia su cui ho scommesso è che Tasso è il vero ispiratore di Hamlet. Hamlet. Tasso è Amleto, cioè il personaggio più straordinario e famoso del teatro europeo. E Tasso è l'ispiratore, io stamani ne parlerò, lo dirò, e è il vero ispiratore di Amleto, perché la cultura italiana cinquecentesca e seicentesca, vedi Giordano Bruno, altro immenso, e ha fatto, come si può dire, ha fatto dell'Inghilterra la nazione moderna che è. Mi permetterei di aggiungere, piuttosto che far passare il Tasso con Giordano Bruno, passerei attraverso Giambattista Della Porta. Ah, esatto, grandissimo. Che ha, diciamo così, santificato il teatro e quindi questo passaggio di Tasso Amleto lo farei girare tra i ghirigori di Giambattista Della Porta. Grazie della pazienza e grazie di questo. Grazie a voi, sono felice. Ciao.